Affrontiamo un argomento semplice, ma che è bene chiarire per non avere dubbi durante l'analisi di circuiti elettrici in un regime sinusoidale. Quello del quale parleremo oggi è l'aspetto dei generatori sinusoidali ideali di tensione e di corrente. Partiamo dal generatore ideale di tensione in regime sinusoidale. Utilizziamo un simbolo generico di generatore con la coppia di segni che accompagnano i terminali del generatore e indichiamo un fasore V per appunto dare un nome e un simbolo alla tensione ai capi del generatore. Il generatore in regime sinusoidale appunto avrà nel tempo un andamento di questo tipo, quindi sarà una tensione sinusoidale definita da un valore massimo V con M per in generale il seno di omega di omega t, omega la pulsazione, più una generica fase che chiamiamo phi V per la tensione appunto del generatore. In questo caso l'ampiezza espressa col valore massimo correttamente utilizzando il valore efficace. Dove V rappresenta appunto il valore efficace. E come abbiamo detto, phi V rappresenta la fase della tensione del generatore. Cosa si intende quando si parla di generatore di tensione ideale? Si intende il fatto che la tensione ai capi del generatore non cambia qualunque sia la corrente che il generatore eroga. Immaginiamo questo generatore inserito in un circuito chiuso che lui eroghi una corrente, anch'essa sinusoidale, che indichiamo col simbolo del suo fasore I uscente nel rispetto della convenzione dei segni per i generatori dal morsetto rappresentato, contrassegnato col segno più. In questo caso e in tutti i casi in cui si parla di generatori ideali, noi abbiamo che la tensione V rimane costante qualunque sia il valore della corrente erogata I. Una volta che abbiamo dato la rappresentazione nel tempo della tensione, ovviamente possiamo dare la rappresentazione del fasore della tensione, quindi utilizzando, come abbiamo detto, come ampiezza del fasore, come modulo del fasore, il valore efficace per i vantaggi che ci dà nell'analisi dei circuiti e soprattutto nel calcolo delle potenze in regime sinusoidale, noi avremo che il fasore della tensione V sarà espresso in forma polare nella forma V, valore efficace, fase phi V. Discorso analogo si può fare che per il generatore sinusoidale ideale di corrente, ripartiamo dal suo simbolo generico che utilizziamo, in cui la freccia indica il verso della corrente nel generatore. In questo caso la tensione la corrente ai capi del generatore, che ha andamento sinusoidale, sarà genericamente del tipo I di T uguale Im seno di omega t più fi con i, generica fase, oppure usando il valore efficace abbiamo visto radice di 2 per i, valore efficace della corrente, seno di omega t più fi con i. Il concetto di idealità del generatore rimane ovviamente
lo stesso espresso prima, cioè scambiando nella definizione tensione con corrente, quindi il generatore ideale di corrente manterrà costante la corrente che lui eroga, qualunque sia il valore della tensione ai suoi capi, tensione ai suoi capi che possiamo indicare con la coppia di segni più e meno, sempre nel rispetto della convenzione dei segni, quindi col più della tensione dove la corrente esce dal generatore. Ovviamente anche in questo caso il generatore lo dobbiamo pensare inserito in un circuito chiuso affinché la corrente possa effettivamente circolare. L'espressione del fasore della corrente, anche in questo caso, sarà semplicemente I fasore uguale valore efficace I fase φ con I, sempre nella notazione polare. Se vogliamo rappresentare nel piano di Gauss questi due fasori, tensione e corrente, per il generico generatore, sia esso di tensione o di corrente, abbiamo una situazione di questo tipo, il piano di Gauss con gli assi reale e immaginario. Se indichiamo con questo vettore il generico fasore della tensione V, dove quindi in questo caso quest'angolo rappresenta la fase della tensione, φV, se poi rappresentiamo con un altro generico fasore la corrente I, in questo caso l'angolo di fase della corrente sarebbe questa φ con I. Questo diagramma lo dobbiamo pensare disegnato o per il generatore di tensione o per il generatore di corrente, cioè questa tensione e questa corrente nel diagramma, nel piano di Gauss, ovviamente stanno a rappresentare la tensione e la corrente di uno dei due generatori. In ogni caso, quindi in ogni caso la tensione avrà la sua fase, la corrente avrà la sua fase, che dipende dal circuito nel quale quel generatore è inserito. A questo punto, fra i due fasori, risulta essere presente un angolo di sfasamento, questo, φ, l'angolo di sfasamento φ fra la tensione e la corrente, dove in questo caso la corrente risulta in anticipo sulla tensione. Dato questo diagramma vettoriale, valido come detto per entrambi i generatori, risulta chiaro che possiamo definire le tre potenze sinusoidali, anzi le quattro potenze sinusoidali che abbiamo definito per questi generatori. In particolare la potenza attiva erogata sarà V per I coseno di φ, dove appunto come detto l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente è quello che compare nell'espressione della potenza. Poi abbiamo, per quanto riguarda la potenza reattiva, Q uguale V per I seno di φ. Per quanto riguarda la potenza apparente, S, questo sarà semplicemente il prodotto dei valori efficaci V per I, e l'ultima potenza che è stata definita, la potenza complessa, sappiamo essere data nella sua rappresentazione cartesiana da una parte reale pari alla potenza attiva P più J, la potenza reattiva Q.
Approfittiamo di questa occasione anche per ricordare come misuriamo l'angolo di sfasamento. L'angolo di sfasamento è quello fra la tensione e la corrente, quindi operativamente dobbiamo immaginare per capire soprattutto il segno dell'angolo di sfasamento. Dobbiamo ricordarci che è l'angolo che noi dobbiamo percorrere per far ruotare il vettore della corrente fino a sovrapporsi al vettore della tensione. Nell'esempio grafico fatto, quest'angolo di sfasamento, quindi che io devo percorrere per far ruotare il vettore I fino a sovrapporsi al vettore V è a questo orientamento, quindi è percorso in senso orario e quindi l'angolo di sfasamento φ è negativo. E questo è vero ogni qualvolta la corrente risulta essere in anticipo sulla tensione. Nel caso opposto, in cui la corrente sia in ritardo sulla tensione, quindi se noi abbiamo un diagramma vettoriale, che qua facciamo rapidamente, in cui abbiamo il vettore della tensione V è il vettore della corrente I, questa volta con I in ritardo, l'angolo di sfasamento è questo qui, sempre φ, l'angolo compreso tra i due vettori, ma questa volta per ruotare il vettore I fino a sovrapporsi al vettore V, quindi per percorrere l'angolo φ, devo ruotare in senso antiorario e quindi l'angolo di sfasamento φ sarà positivo. Non sbagliare il segno dell'angolo di sfasamento è importante nella determinazione della potenza reattiva, perché mentre il coseno di φ per angoli compresi fra 0 e pi greco mezzi o fra 0 e meno pi greco mezzi rimane comunque positivo e quindi la potenza attiva sarà sempre positiva se stiamo rispettando le convenzioni dei segni per i generatori, quindi si tratta di potenza effettivamente erogata. Per quanto riguarda la potenza reattiva, possiamo avere per lei o segno positivo in caso di potenza erogata di tipo induttivo o segno negativo nel caso di potenza reattiva di tipo capacitivo, che può essere anche interpretata come potenza assorbita in questo caso dal generatore, in quanto il suo valore appunto è negativo.